cadenza un locale che si muove fra la proposta dei sapori e dei prodotti del territorio più autentici e la grande innovazione. Qual è la ricetta di questo successo? E la pazienza di crescere un passo alla volta e di coinvolgere in questo percorso, in questo progetto, i ragazzi che sono più ragazzi di Igor 18 anni fa, Chiara 15 anni fa, Ivan, in questo percorso di crescita di gruppo del ristorante. Quindi anche da questo punto di vista un modello di ristorazione un po' atipico oggi purtroppo in Italia, in cui i collaboratori restano e fanno la cucina. Ma perché la cosa, intanto questi progetti bisogna sentirsi di propri, non bisogna solo perché uno ti consiglia un progetto del genere e dire lo faccio, quindi devi sentirlo tuo. Investire sui giovani non è facile, ma è un progetto che abbiamo investito già 20 anni fa, quindi 20 anni fa avere la mentalità di investire sui giovani, avere la pazienza di investire, crederci nei giovani è una cosa che io ci ho sempre creduto e ho sempre investito su questo, sulle risorse umane che mi permettevano poi dopo di fare un percorso nel ristorante. È ovvio che è una cosa che devi sentire tua, non è facile all'inizio, però è una cosa che ti porta, è un po' come nel calcio avere un vivaio, ma devi crederci nell'investire sui giovani. E oggi il risultato qual è nella proposta che viene portata in sala ai clienti? E adesso il risultato è un frutto di anni e anni di sacrifici, di ricerca, di crescita, che non ci vogliamo fermare e ci porta a essere in un momento, tra virgolette, definito tutti di crisi, essere con grande entusiasmo attuali, moderni e nello stesso tempo con trasmettere entusiasmo e passione con più serenità. E questo il cliente lo percepisce. E quanto contano i prodotti del territorio? Ma il prodotto in sé per sé è la chiave di tutto. Uno parte da un prodotto, parte da delle persone, è come quando io parto da un prodotto, parto dai personaggi che creano questo prodotto, parto da un prodotto perché poi viene elaborato da altri ragazzi, e quindi il prodotto è la centralità di tutto, come il persone è l'altra centralità. Messi insieme ti dà il valore aggiunto e ti dà la diversificazione da una banalità o da una cosa standardizzata. E se dovessimo sintetizzare per chiudere tre piatti che rappresentano l'essenza della credenza? Tre piatti sintetizzati da 23 anni di storia e parlare del futuro con tre piatti non dico gratuito, ma è difficile. Posso dire, semplificando, magari un agnolotto di salame di Turgia, che è tradizione pura, accostato a fianco subito dopo un ravioli liquido di piccione che sintetizza la creatività, la modernità, ma allo stesso tempo l'ingrediente. Può essere una gelatina di succo d'arancia con dei croccantini salati, sorbetto al limoncello e sedano, affiancato a una fragolina profumata di tortona. Cioè, due piatti no, e potremmo continuare una storia, però sintetizza questo percorso parallelo tra ricerca, tradizione e creatività e passione.